La mattanza dei cani randaggi a muciare al centro di un dibattito che ha travalicato i confini locali. Sul tema ieri è intervenuto anche il governatore Musumeci. Su Facebook insulta il sindaco Valenti, a cui è stata augurata la stessa morte patita dai cani. E mentre fioccano gli attestati di solidarietà bipartisan, Francesca Valenti si dice scossa e amareggiata per gli insulti ai suoi danni e ai suoi familiari e annuncia azioni legali. Intanto a Muciare adottate misure per prevenire il ripetersi di altri casi. Il bilancio del Carnevale 2018 al centro della nuova puntata di Vesper in onda da oggi sulla nostra emittente si guarda già l'edizione estiva e si torna a parlare anche della necessità di istituire un ticket di ingresso per finanziare la festa. Si avvicina la data delle elezioni politiche in programma il prossimo 4 marzo. Preoccupa l'applicazione della legge elettorale, quella nota come Rosatellum. Tra i rischi, l'annullamento delle schede votate in caso di voto disgiunto. Chi produce e vende pane non è un commerciante come gli altri, ma un artigiano la cui attività va regolamentata in modo diverso. Lo sostiene Mara Di Benedetto, responsabile della CNA di Sciacca, in merito alla questione delle aperture domenicali. Passerà anche da Sciacca e Ribera il prossimo Giro d'Italia nella quinta tappa in programma il 9 maggio. L'amministrazione Valenti ha chiesto agli organizzatori di poter ricordare il ciclista Emilio Ravasio, morto proprio a Sciacca nel 1986. Un cordiale saluto, benvenuti su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con le nostre notizie. La vicenda della strage di cani in randaggio avvelenati da polpette avvelenate in contrada a Muciare al centro del dibattito pubblico una vicenda gravissima che ha registrato anche l'intervento dello stesso presidente della regione Nello Musumeci che ha annunciato per la prossima settimana una riunione con le associazioni animaliste per trovare una soluzione al fenomeno del randagismo in Sicilia intanto accanto all'uccisione di cani randaggi sui social network i, uh, fioccano i commenti hanno raggiunto toni inaccettabili, sono pesantissimi gli insulti al sindaco francese Valenti. A lei e ai suoi familiari è stata augurata la stessa morte patita dai cani. Fioccano nei confronti del primo cittadino gli attestati di solidarietà. Ci racconta tutto in questo servizio Massimo Dantoni. Nel giro di poche ore la località muciare si è trasformata in un cimitero di cani d'andaggi avvelenati nell'ambito di quella che è stata definita un'autentica mattanza. Il comune di Sciacca ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica nel tentativo di risalire ai responsabili della distribuzione sul territorio di decine di polpette avvelenate e anche stata diramata un'ordinanza di rimozione delle carcasse contenente anche un avviso pubblico per la possibile presenza in zona di ulteriori eschi avvelenate. Denuncia ai carabinieri è presentata anche dall'Associazione Nazionale di Tutela degli Animali attraverso la sua presidente Anna Maria Friscia. Il cui obiettivo adesso è quello di tenere alta l'attenzione nei confronti di un fenomeno, quello del randaggismo, che sì è drammatico, ma che non è certamente immaginabile poter fronteggiare in questo modo e accanto alla vicenda nelle scorse ore si stanno configurando gli scenari più impensabili. Francesca Valente ha dovuto presentare una denuncia a titolo personale alla procura contro gli autori di alcuni insulti pubblicati contro di lei sulla sua pagina Facebook. Offese nelle quali al primo cittadino e ai suoi figli viene inaugurata la morte al pari di quella patita dai cani randaggi avvelenati incontrati a Muciare. L'amministrazione comunale viene considerata evidentemente responsabile di quanto accaduto. Mia madre sfamava i randaggi. In famiglia abbiamo avuto sempre un animale d'affezione, ha precisato Francesca Valenti. Vicenda gravissima che ha visto finire nel mirino degli attacchi anche l'assessore competente Paolo Mandracchia. Vicenda che vede oggi fioccare le solidarietà nei confronti degli amministratori. A partire da quella dei gruppi consigliari di maggioranza, che nel definire spietati assassini responsabili dello spargimento di polpette avvelenate a muciare, dichiarano anche. Non è sopportabile né che Sciacca venga dipinta come una città che non ama gli animali né l'aggressione riservata agli amministratori e ai loro familiari. Per il parlamentare regionale del PD Michele Catanzaro, che definisce gravissimi gli insulti al sindaco, si è perso il senso della misura quando un'emergenza come quella del randaggismo dovrebbe far emergere un profondo senso della comunità e non certo l'ennesima sterile contrapposizione tra amministratori ed amministrati. Solidarietà a Francesca Valenti, anche dal Movimento 5 Stelle, che, definendo la strage di cani un gesto ignobile dettato da inciviltà e ignoranza, invitano a non renderlo il pretesto per alimentare odio e veleno. I grillini invocano iniziative e soluzioni condivise in un confronto costruttivo senza minacce né rancori inaccettabili e inauditi gli insulti alla Valente e all'assessore Mandracchia, anche a giudizio di Giuseppe Milioti, consigliere comunale di opposizione, che ha preso di mira Facebook, social network, diventato per qualcuno un modo come un altro per dire qualsiasi cosa dietro una tastiera, in assenza di coraggio, dice Milioti, a dire certe cose in faccia solidarietà al sindaco, e all'assessore Mandracchia per gli attacchi e ai loro danni anche da cittadinanza attiva, associazione L'Altra Sciacca e solidarietà Francesca Valente anche da parte del parlamentare nazionale del PD Maria Iacono. Ieri sul tema randagismo traendo spunto da quanto accaduto a Muciare, era intervenuto perfino il governatore Nello Musumeci, il quale aveva fatto sapere che contro i responsabili della strage dei cani, se individuati, la regione si costituirà parte civile. Nello Musumeci, il quale poi ha anche annunciato una riunione urgente con le associazioni animali liste per trovare soluzioni condivise a fronte di un'emergenza che riguarda tutta la Sicilia ma che naturalmente non può essere gestita attraverso gli avvelenamenti. Dall'opposizione Michele Catanzaro ricorda che nella scorsa legislatura da capo dell'opposizione Musumeci aveva proposto la creazione di un'agenzia regionale per il randagismo e la revisione della legge che risale ormai a 18 anni fa per contenere il fenomeno. Adesso, dice oggi Catanzaro, il governatore ha i poteri per passare dalle parole ai fatti. Michele Catanzaro che teme che passata l'onda emotiva la questione tornerà nel dimenticatoio e che oggi parla di necessità di misure urgenti ricordando anche che il randaggismo è uno di quei temi sui quali non si può pretendere che con una mano si taglino i trasferimenti agli enti locali e con l'altra si continuino a pretendere gli stessi servizi. A giudizio dell'Onorevole Cadanzaro, è necessario da un lato potenziare e intensificare le sterilizzazioni e le microcippature e dall'altro accordarsi al più presto con le associazioni animaliste, che, meglio di chiunque altri, conoscono l'argomento e sono in grado di fornire supporto alla pubblica amministrazione. Intanto martedì prossimo riunione urgente congiunta tra servizio veterinario dell'ASPA e amministrazione comunale per fare il punto dell'emergenza e assumere i conseguenti provvedimenti. Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti è profondamente scossa e amareggiata per i risvolti che la triste vicenda dei cani abelenati ha avuto nelle ultime ore. Una comunità quella sacenza è messa sotto accusa mentre pesanti, offese e minacce sono arrivate al primo cittadino che annuncia azioni legali. Stamattina abbiamo incontrato il sindaco, sentiamo. Un'intera comunità, a quella saccenza, è messa sotto accuse e pesanti offese e minacce al sindaco della città. La triste vicenda dei cani avvelenati sta avendo risvolti che hanno scosso profondamente Francesca Valenti. Lei intanto come ha reagito a tutto ciò? Male. Onestamente ho reagito male perché, mh, perché mi sono sentita ferita, ho sentito ferita la nostra città, e mi sono sentita ferita come cittadina di questa bellissima, splendida città e poi mi sono sentita ferita nella mia persona, nella, nella mia storia e quindi l'ho presa male, devo essere molto sincera. E tutto questo poi mi ha portato un po' a scrivere un post su Facebook per rappresentare quello che penso, però questo mi porta anche a dover tutelare l'immagine nostra e a dover comunque denunciare chi approfitta del, di Facebook, approfitta di questi mezzi per poter dire, scrivere qualunque cosa e non... Sarà formalizzata dunque una denuncia e non solo per tutelare la mia persona, dichiara Francesca Valenti. Perché poi alla fine il messaggio è quello che, che Sciacca è una città abitata da persone incivili o peggio e che quindi c'è una responsabilità dei saccensi che hanno poi perpetrato questa strage e dell'amministrazione, in particolare della mia persona, che non l'ha impedita debitamente. E tutto questo poi si traduce in offese. E si traduce anche in minacce, perché mi è stato detto di tutto, è stato anche detto che mi si augura di morire insieme ai miei figli allo stesso modo. Io già sto procedendo a fare una selezione ovviamente di questi messaggi che sono pervenuti, perché si farà un'azione forte per quello che mi riguarda, un'azione forte di denuncia contro chi ha diffamato noi tutti noi, la nostra città, è un'azione forte contro chi comunque si è permesso di minacciare. Non può passare così come se nulla fosse. Chi, chi crede di poter scrivere qualunque cosa deve pure assumersene la responsabilità e quindi la responsabilità passa ad azioni giudiziarie, cosa che io sto facendo, mi riservo di fare. Non si può assolutamente accusare l'amministrazione di avere sottovalutato la problematica randaggismo, aggiunge il sindaco, ricordando che mesi fa si era rivolta anche al prefetto di Agrigento. Grande vicinanza alle associazioni degli animalisti, ovviamente un senso di, di amarezza ma anche di rabbia nei confronti di chi ha fatto questa strage che va punito adeguatamente perché di una enorme feratezza quello che è stato compiuto, e, d'altro canto, una forte azione che non riguarda solo il Comune, perché riguarda anche altri soggetti l'ASP deve occuparsi delle sterilizzazioni è necessario trovare rifugi per poter collocare i cani quindi non è soltanto un'azione che può essere compiuta dal comune non è, non è sufficiente consideriamo che già il comune ha in bilancio 300 euro per affrontare il problema del randagismo. a questo si aggiunga che è un problema di a natura molto più ampia, io qualche settimana fa mi ero recata dal prefetto per parlare di randaggismo perché è un problema per la nostra città, io avevo chiesto sostegno perché comunque ritengo che abbia delle conseguenze igienico-sanitarie ma anche delle conseguenze sulla sicurezza e sulla sensazione di sicurezza di chi vive nella nostra città. Quindi è un problema che stiamo affrontando, che non è stato preso affatto sotto gamba e io non mi sento responsabile di quello che è successo. In località Muciare, intanto sono state adottate tutte le misure finalizzate a prevenire eventuali altri casi e l'assessore Paolo Mandracchi evidenziare oggi le iniziative già messe in atto, ma anche l'azione che si intende portare avanti per affrontare la problematica del randagismo assieme all'ASPO e alle associazioni animaliste. Sentiamo il servizio veterinario è intervenuto già ieri in località Muciare per rimuovere le carcasse dei cani avvelenati e procedere alla bonifica del sito e l'assessore Paolo Mandracca al nostro telegiornale ad evidenziare le iniziative messe in atto anche per prevenire altri casi. Ieri c'è stato un sopralluogo del servizio veterinario congiuntamente al Corpo dei Vigili Urbani e sono state purtroppo rimosse le carcasse con una ditta specializzata che porterà gli animali a un inceneritore. Uno degli animali è stato trasferito a Palermo per fare diciamo, le opportune verifiche e analisi, ma anche se comprendiamo benissimo cosa, cosa è successo. E poi abbiamo anche messo l'ordinanza per affiggere nella zona un'apposita segnaletica dove si segnala anche ai cittadini che possono passare di lì con altri animali al guinzaglio che è una zona contaminata e quindi bisogna avere molta attenzione e poi verrà fatta anche la bonifica perché questo è importante, lo prevede la legge. Capiamo di dover intervenire in un'area che non è pubblica, è un'area privata, quindi dobbiamo assolvere tutti quelli che sono gli accorgimenti che la norma prescrive e quindi questo rende ancora più difficoltosa tutta la procedura. Ovviamente si indaga per accertare i responsabili perché quanto è successo è già chiaro dalla relazione stilata dal servizio veterinario. Nella relazione del, del servizio veterinario di Sciacca il dottor Raso ha indicato che c'erano diciamo, sicuramente delle sostanze intossicanti in eh, alcuni diciamo, resti di, 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 di pollo e, e si è capito che è stata fatta un'azione diciamo, di spargimento agli animali e hanno mangiato questo, questo cibo contaminato e poi il risultato purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Si sì, teme che possa essere allargata ad altre zone della città o che fosse circoscritta in località muciare? Noi ci saremmo augurati che non fosse accaduto nemmeno a Muciare, certo adesso c'è la preoccupazione che possa essere un fenomeno che si estenda, però noi in questo momento abbiamo la necessità di mettere in sicurezza il sito eh, perché questo è importante e poi di aumentare la vigilanza naturalmente in tutte quelle altre zone della città dove c'è diciamo, un raggruppamento in branchi di, 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 di randaggi. Il drammatico caso dei cani avvelenati in contrada a Muciara ha intanto portato anche l'ASP di Agrigento ad intervenire per supportare l'azione del Comune, mentre con le associazioni animaliste l'amministrazione intende portare avanti il progetto finalizzato alla realizzazione di un rifugio. Dalla prossima settimana ci saranno quattro medici per tre giorni di sterilizzazione a sciacca e quindi inizieremo tutta questa attività mettendo a disposizione dei, alcuni posti lì che si renderanno liberi nei canili e quindi ogni 15 giorni potranno essere sterilizzati 20 cani. Noi martedì abbiamo una conferenza di servizi con il servizio veterinario, vigili urbani, dirigente del terzo settore e amministrazione per dare diciamo, un segnale concreto alla, alla richiesta delle associazioni naturalmente perché ci hanno eh, formulato in, in questo momento una richiesta verbale eh, l'idea, l'ipotesi, la disponibilità di prendere eh, diciamo, temporaneamente in adozione questi animali per evitare che possano continuare a mangiare quelle esche che non vengono tolte dal territorio. Naturalmente Ricevuta la disponibilità di questo rifugio noi saremo conseguenti a quelle che sono naturalmente le loro richieste anche perché va nella giusta direzione. Quindi lunedì mattina verranno formulate tutte le, le istanze e verrà data diciamo, la, la possibilità a quelle associazioni, a quelle vere associazioni animaliste che si rendono disponibili a collaborare con l'amministrazione e con il territorio in questo caso e verranno spostati gli animali e poi verrà iniziata anche per questi animali la fase di sterilizzazione. Le interviste integrali al sindaco e all'assessore Paolo Mandracchi andranno in onda, in coda ai nostri telegiornali, in uno speciale RMK Notizie. Il Comune di Castelvetrano ha emanato 16 avvisi di sgombero di immobili abusivi realizzati per la maggior parte a Triscina, tutti occupati senza alcun titolo e appartenenti ai beni del demanio comunale. Avvisi già pubblicati sul sito web istituzionale. Si tratta di un ulteriore passo verso l'abbattimento di circa 170 manufatti abusivi, per il quale la Cassa Depositi e Prestiti nei mesi scorsi ha reso disponibili 3 milioni di euro con il fondo rotativo. Per gli immobili interessati da queste ordinanze, del settore comunale, uffici tecnici, si procede in esecuzione di ordini di demolizione a seguito della condanna per reati edilizi. Nel tempo queste abitazioni sono state tutte acquisite dal comune di Castelbetrano ai fini della demolizione, ma ad oggi risultano per lo più occupate dagli originari proprietari. Un immobile occupato dall'amministratore giudiziale Maurizio Lipani originariamente risultava intestato alle figlie di Giovanni Filardo, cugino di primo grado del superbosso. Latitante Matteo Messina Denaro. Si è fatto il bilancio dell'ultima edizione del Carnevale nella nuova puntata di Vesper, in onda a partire da oggi su Tele Montecronio. Scusate, vediamo alcune anticipazioni in questo servizio. Il bilancio del Carnevale 2018, le prospettive per il futuro a partire dall'appendice del Carnevale estivo programmata per la fine di luglio. Di questo ed altro si è parlato nel corso della nuova puntata di Vesper 2.0, e non da partire da oggi, su Telemonte Cronio. Dal punto di vista artistico è venuto fuori un, un lavoro piuttosto importante, no? Credo proprio di sì, un lavoro importante è da è riconosciuto tutti, da parte insomma... tutti: da parte di tutti, compreso da, dai carri di fascia B che. Eh, ricordo ho voluto fortemente rimettere in gioco come categoria eh, e il risultato si è visto diciamo che hanno fatto due minicarri chiamati minicarri ma veramente carini e, e con l'aggiunta di che non era, prima non c'erano anche delle, delle reci, dei copioni pure per loro I primi tre carri classificati eh, devono rimanere integri, non devono essere distrutti se lo prevede il bando, sì, ecco, fino a settembre. Lo prevede il bando perché l'obiettivo è quello di fare una manifestazione estiva, una parentesi, possiamo chiamarla così, un appendice. Sì, abbiamo già lanciato l'idea la serata conclusiva di martedì. Abbiamo detto arrivederci al carnevale di luglio, abbiamo, le date ancora non le abbiamo stabilite, le stabiliremo nelle prossime settimane, eh, ma è in programma un'edizione estiva del carnevale con i carri. Ospite della trasmissione è anche Salvatore Mandracchia, assessore ai tempi di Ignazio Cucchiara, che ha rilanciato l'ipotesi dell'introduzione di un ticket d'ingresso per permettere alla manifestazione di autofinanziarsi. A me non è riuscito perché in commissione consigliare mi votarono contro, però io penso che questa manifestazione ha tutti i requisiti perché si autofinanzi, ma non solo perché si autofinanzi, ma perché lasci al Comune delle somme indifferenziale che possano consentire di alimentare le politiche giovanili, le politiche sportive e le politiche sociali. Ticket d'ingresso, in la traduzione Ma di quello il che stai dicendo. Ticket in d'ingresso è proprio Questo. quello. Rispondo a una Io reggio. non capisco per quale motivo noi offriamo uno spettacolo mettiamo la città a disposizione di quanti vengano qui e sono intenzionati, malintenzionati, non lo so. Apriamo le porte con grandissimo entusiasmo a tutti e poi alla fine questi qui ci lasciano i danni e i guasti di una manifestazione così tentacolare e così difficile da controllare. Il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Migliotti ha detto la sua, in ordine alle criticità, che si sono manifestate nell'edizione di quest'anno. Quantomeno la domenica, che è una giornata in cui tu vedi. io sto in centro e diverse sono le persone che già nelle ore. Sulla tarda mattinata, alle 11, 11 e mezzo, si avviano verso la, eh, a vedere i carri. Eh, di far partire la manifestazione eh, la mattina molto prima per far godere ai turisti eh, eh, lo spettacolo, che eh, diciamo poi si realizza, cielo. alla luce del giorno, che si realizza sempre nelle ore. Eh, serali, il discorso delle, delle distanze che creano dei vuoti immensi e quindi eh, anche, eh, anche presto non fanno godere del, eh, dello, dello spettacolo. Infine il responsabile della Scirocco Luca Palazzotto ha chiarito il ruolo avuto dalla sua società. Nella qualità di partner privato della pubblica amministrazione. Un riscontro, una remunerazione da questo tipo di lavoro? E allora, eh, il bando eh, costava di eh, tutta una serie di voci eh, a supporto della manifestazione come spesa economica. Eh, le voci erano molte ed erano anche gravose e dispendiose per una società mm. a carico nostro. Tutto a mm. carico nostro, unicamente a carico nostro. Eh, questa è stata diciamo eh, il parte la nostra partecipazione e il nostro supporto alla manifestazione. D'altro canto, essendo una società, logicamente dobbiamo certo. andare a tamponare l'investimento che facciamo e da questo punto di vista avevamo la possibilità di eh, della raccolta sponsor eh, sul palco piuttosto che del, eh, della vendita dei gazebo nelle, nelle aree preposte. Domenica 4 marzo si vota in un unico giorno per le elezioni politiche. Gli elettori avranno due schede, una per il Senato e una per la Camera e non sarà possibile effettuare il voto disgiunto. Su ogni scheda sarà possibile esprimere al massimo due preferenze, una per il candidato nel collegio uninominale e una per uno dei partiti che lo sostengono. Sentiamo. Domenica 4 marzo si terranno le elezioni politiche, si rinnoveranno così la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e a seguito dell'esito dei risultati sarà individuato il nuovo Premier e formato il nuovo governo. Si voterà soltanto giorno 4 marzo dalle 7 alle 23 e per votare occorre essere maggiorenni. Lo spoglio inizierà alla chiusura dei seggi. Chi ha più di 25 anni riceverà due schede, una rosa per la Camera dei Deputati e una gialla per il Senato. Per chi ha invece meno di 25 anni è prevista soltanto la scheda per la Camera. Per la prima volta si voterà con il nuovo sistema elettorale denominato Rosatellum. Come si vota? Ecco alcune modalità. Si può barrare il nome del candidato del collegio, e in questo caso il voto andrà anche ai partiti ad esso collegati in base ai consensi da essi ottenuti nelle sezioni elettorali di quel collegio. Oppure si può barrare il simbolo di un partito, e in questo caso il voto andrà anche al candidato del collegio maggioritario ad esso collegato. Oppure ancora si possono barrare il nome di un candidato e il simbolo di un partito ad esso collegato. Quello che non si può assolutamente fare è barrare il nome di un candidato e il simbolo di un partito legato ad un altro candidato. In questo caso il voto è nullo, perché la legge Rosato vieta il cosiddetto voto disgiunto. L'indicazione che in questi giorni stanno dando tutti i partiti per evitare problemi, confusioni e possibili annullamenti è quello di votare su ogni scheda soltanto il simbolo del partito. Di conseguenza la preferenza sarà estesa anche ai nomi collegati. Il Rosatellum è un sistema misto proporzionale e maggioritario un terzo dei candidati viene eletto in collegi uninominali e due terzi con listini bloccati da un minimo di due a un massimo di quattro candidati con il proporzionale. La soglia di sbarramento è al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni a livello nazionale, sia alla Camera che al Senato. Se una lista fa parte di una coalizione ma non raggiunge il 3%, i voti che ha ricevuto confluiscono in quelli del partito prevalente dell'alleanza. Se un deputato è eletto in più collegi plurinominali, il collegio nel quale sarà proclamato è quello in cui la sua lista ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio, mentre se è eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali, sarà proclamato nel collegio uninominale. Infine, va detto che il candidato che verrà eletto in un collegio maggioritario manterrà il suo seggio anche se appartiene a un partito escluso dalla ripartizione proporzionale. Per ogni scheda quindi l'elettore potrà esprimere al massimo due voti con il classico segno della X, uno per il candidato nel collegio uninominale e uno per uno dei partiti che lo sostengono. Elezioni del 4 marzo, oggi pomeriggio alle 18.30, i candidati di Liberi e Uguali, Franco Zamuto e Teresa Monteleone, inaugurano il comitato elettorale in corso Vittorio Emanuele a Sciacca. Saranno presenti anche i candidati dei collegi territoriali di Camera e Senato di Liberi e Uguali. Lunedì prossimo sarà inaugurato a Sciacca in piazza Marconi il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento è fissato per le 19 e sarà l'occasione per i cittadini di incontrare e conoscere meglio il portavoce candidato del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica, Rino Marinello. All'inaugurazione sarà presente anche il deputato regionale Saccense, Matteo Mangia Cavallo. Esplode la protesta delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Saccartigiani, Clai e Confesercenti contro l'atteggiamento di chiusura del governo regionale che pare non ne voglia sapere di modificare il decreto Lobello, quello entrato in vigore il 20 novembre scorso che prevede la chiusura dei panifici la domenica e nei giorni festivi. Un provvedimento che continua a far discutere. Ce ne occupiamo in questo servizio. Il settore della panificazione non può essere equiparato a quello del commercio, i panificatori devono essere liberi di scegliere il giorno di riposo. Esplode la rabbia di CNA con Fartigianato, Casartigiani, Clay e Confesercenti contro quella che viene definita incomprensibile posizione assunta dall'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano, che in un primo momento era sembrato disponibile a modificare il tanto discusso decreto del suo predecessore Mariella Lobello, è entrato in vigore il 20 novembre scorso e che ha introdotto la chiusura dei panifici la domenica. Adesso registriamo un atteggiamento di chiusura da parte dell'esponente del governo Musumeci rispetto alle legittime proposte da noi rivendicate nel rispetto della volontà espressa dai panificatori, dichiarano le associazioni di categoria. Il commento di Mara Di Benedetto della CNA. All'inizio sembrava che da parte dell'assessore ci fosse la massima apertura per ascoltare e ritirare il decreto che secondo noi, così come era stato detto sin dall'inizio, era un decreto che chiude e preclude la possibilità di dare ai panificatori di, la scelta di scegliere un giorno di riposo che poteva anche non essere la domenica. Quindi se inizialmente c'era stata la massima apertura, all'improvviso, indubbiamente forse ci saranno state pressioni da qualche eh, associazione di categoria che rappresenta il commercio. Perché il vero nocciolo di tutta la questione che riguarda un po' sia il decreto ma la vicenda della panificazione è che purtroppo ancora ad oggi il settore della panificazione per quanto riguarda la normazione, la normativa viene equiparato al settore del commercio, ma in realtà è un settore prettamente artigianale. Quindi se all'inizio eh, sembrava che si dovesse orientare l'assessore verso l'apertura a quella che erano poi le è naturale richieste da parte dell'associazione di categoria dell'artigianato perché la panificazione appunto è un settore artigianale all'improvviso non si sa per quale motivo e quindi da qualche, dovuto magari a qualche persona esterna c'è stato questo cambiamento L'obbligo di chiudere la domenica anche lasciando in piedi la possibilità della turnazione per le organizzazioni sindacali non risponde alle esigenze della categoria cioè non si può imporre dall'alto che la domenica ha bisogno veramente, la domenica certo è un giorno di, di chiusura per le attività commerciali. Poi alla fine, quindi diciamo loro vogliono avere la, il giorno di riposo, ma lasciamo la libertà anche di scello che può essere un giorno infrasettimanale, non, non cambia niente. Anche perché si era, ci si era orientati per la turnazione, quindi questo garantiva anche la possibilità a turno di avere dei panifici chiusi e il servizio alle città, soprattutto alle cittadine come quella nostra, che in qualche modo ha eh, un'utenza abbastanza elevata e poi in estate comincia ad essere anche piena di, di turisti. Ma siamo rimasti veramente sorpresi da questo cambio di posizione. Organizzazioni di categoria che non intendono mollare e che hanno indetto per lunedì prossimo una conferenza stampa a livello regionale presso la sede della CNA Sicilia di Palermo. E le associazioni di categoria dell'artigianato siamo tutti insieme a portare avanti queste nostre richieste. Quindi, lunedì ci sarà la conferenza stampa e vedremo poi il risvolto della situazione. È chiaro che il decreto, così come è stato stilato, da un lato ci poteva essere un qualcosa di buono perché tutelava la professionalità e quindi quella parte che bisogna avere la formazione per aprire un. un un panificio, però alla fine dico, va contro quelli che sono gli interessi del dell'artigiano a favore della grossa distribuzione e quindi è il nocciolo del, del, della questione è proprio questo. Vedremo di continuare in modo tale che riusciamo quindi, a fare, ritirare questo decreto e a cogliere quelle che erano le istanze di tutte le associazioni di categoria dell'artigianato. In Sicilia al momento, solo il 10 per cento dei diabetici di tipo 1, costretti ogni giorno a svariate iniezioni di insulina, può valersi di un innovativo sistema di misurazione e monitoraggio della glicemia senza prelievo e quindi senza ulteriori punture alle dita. I parlamentari regionali del PD, Michele Catanzaro e Giuseppe Lupo, con un'interrogazione indirizzata al presidente Musumeci e all'assessore alla sanità Razza, hanno chiesto che tutti i siciliani affetti da diabete di tipo 1 possano beneficiare di tale tecnologia, che permette una migliore gestione della malattia e quindi migliori condizioni di salute. Questi dispositivi hanno un costo notevole, pertanto spesso le famiglie sono costrette a farne a meno c'è anche il caso del reparto di oncologia dell'ospedale di Sciacca dove dallo scorso dicembre lavora un solo medico tra le situazioni denunciate ieri da Sky TG24 nella rubrica denominata Salute tradita. Vediamo una copertina contenente un elenco di situazioni paradossali presenti in diversi ospedali italiani, quasi tutti del sud, nonostante il nostro sistema sanitario nazionale venga indicato tra i migliori al mondo, tra queste il caso del reparto di oncologia di Sciacca, dove dallo scorso mese di dicembre continua ad essere in servizio un solo medico. È andata in onda ieri all'interno di Sky TG24, nella rubrica Non a caso denominata Salute tradita. Abbiamo voluto cominciare questo nostro racconto dai dati forse sorprendenti che mettono il nostro paese in cima alla lista delle migliori condizioni sanitarie del mondo. Lo abbiamo fatto un po' per non cadere nell'errore di negare che il sistema sanitario nazionale sappia spesso essere efficiente. Ma anche perché questa constatazione riempie ancora più di rabbia quei troppi milioni di italiani che di quel record nazionale non sanno che farsene, perché semplicemente non corrispondono al loro quotidiano. Italiani che convivono loro malgrado con altri record, purtroppo di ben altra natura, spesso ai limiti del grottesco e dell'inverosimile e sempre all'insegna della salute tradita. Vediamone alcuni nella controcopertina di Chiara Piotto. L'arrivo di altri due oncologi all'ospedale di Sciacca era stato annunciato per i primi di gennaio. Siamo arrivati a metà febbraio e dei due nuovi medici ancora neanche l'ombra. Ma chiaramente questo è solo uno dei tanti gravi problemi del Giovanni Paolo II di Sciacca che ancora attendono una soluzione. È stata consegnata questa mattina al professor Enzo Porrello, decano dei giornalisti di Sciacca, in occasione dei suoi 90 anni una targa che lo nomina socio onorario del Circolo di Cultura di Sciacca. A consegnargli il riconoscimento sono stati il presidente del Circolo Toni Russo, insieme ad alcuni amministratori, tra cui Anita Lorefice. Oltre che stimato giornalista e già editorialista delle emittenti di Sciacca, il professor Porrello è stato anche socio per tantissimi anni, nonché addetto culturale, del circolo. Il riconoscimento assegnatogli per i suoi ai meriti culturali e umani. Siamo allo sport. Farà tappa a Sciacca il 9 maggio prossimo, il Giro d'Italia, ieri a Santa Ninfa, l'incontro tra gli organizzatori della manifestazione sportiva e i rappresentanti dei comuni coinvolti. L'amministrazione Valenti, Valenti ha proposto un momento di ricordo di Emilio Ravasio, ciclista che nel 1986 perse la vita proprio a Sciacca. Sentiamo. Promuovere anche un momento per ricordare il giovanissimo e sfortunato ciclista Emilio Ravasio durante il passaggio a Sciacca del Giro d'Italia e la proposta avanzata dal vice sindaco Filippo Bellanca agli organizzatori della storica gara ciclistica Tappe che a maggio attraverserà diversi paesi della Sicilia, tra cui anche Sciacca nella quinta tappa Agrigento Santa Ninfa in programma il 9 maggio. Si è già svolta una riunione nella Sala Consigliare del Comune di Santa Ninfa con gli organizzatori del Giro, alla presenza del coordinatore di tappa Anthony Barbagallo e dei rappresentanti dei comuni interessati. Presente il vice sindaco Filippo Bellanca e rappresentanza del Comune di Sciacca. L'incontro è servito a mettere a punto l'organizzazione della tappa grigentina e a discutere di tutte le problematiche relative al percorso di gara. Il comune di Sciacca, dice il vice sindaco Filippo Bellanca, ha dato la massima disponibilità per ogni supporto utile ad una macchina che è già organizzatissima e collaudata sotto ogni punto di vista, anche quello della sicurezza. Il Giro d'Italia attraverserà infatti Sciacca il suo centro cittadino. Sarà un'importante ribalta nazionale per far conoscere e promuovere le nostre bellezze. I dettagli sulle vie saranno resi noti più avanti. L'amministrazione comunale di Sciacca ha proposto un momento di ricordo in memoria del ciclista Emilio Ravasio che perse la vita nel 1986 dopo aver ultimato la tappa del Giro d'Italia con l'arrivo a Sciacca e a cui la città ha dedicato una via. Si attende conferma da Rai, dalla gazzetta dello sport. Sarebbe un gesto doveroso nei confronti di un grande atleta. Dopo una brutta caduta si rialzò, si rimise in bici e completò la sua gara arrivando al traguardo del Viale della Vittoria. Per lui, per lo sport fu una vittoria. Morì poco dopo per le conseguenze del trauma cranico subito durante la caduta. Sciacca è pronta a tributargli un rinnovato ricordo. Il Giro d'Italia passerà anche per lo svincolo stradale di Ribera sulla stradale 115 ad evidenziarlo l'assessore Francesco Montalbano il quale ha partecipato ieri a Santa Ninfa alla riunione per definire i dettagli della quinta tappa del centunesimo Giro d'Italia. A fornire tutte le informazioni è stato come detto il delegato regionale Antoni Barbagallo che ha annunciato che il Giro d'Italia farà tappa ad Agrigento e passerà anche sul territorio di Ribera il 9 maggio. Gli sportivi riberesi potranno vedere il passaggio della carovana del Giro d'Italia agli svincoli di Secca Grande, Piana Grande e Verdura. Prevenzione dei tumori: questa mattina il Liceo Classico di Sciacca. Anche quest'anno i medici e i soci del Lions Club, attraverso il progetto Martina, hanno informato gli studenti sui corretti stili di vita da adottare per evitare l'insorgere di gravi patologie. Vediamo. Ha fatto tappa anche quest'anno al liceo classico di Sciacca il progetto Martina, iniziativa di prevenzione dei tumori da anni portato avanti dal Club nazionale che prende il nome da una giovane ragazza colpita da un cancro che con insistenza ripeteva di informare ed educare i giovani ad avere maggiore cura della propria salute. Il suo appello è stato accolto dal club service che questa mattina attraverso i soci medici ha spiegato agli studenti del Tommaso Fazzello cosa fa per prevenire l'insorgere di gravi patologie. Questa è una ricorrenza, ma è la quarta volta che vengo qua organizzato dai Lions, che se i giovani capiscono che i fattori di rischio come il fumo, dannoso non solo per lo sviluppo dei tumori ma per quanto riguarda tutte le patologie cardiovascolari, gli alcol che oggi si inizia purtroppo in tenera età, i danni che può determinare, l'alimentazione sbagliata, l'eccesso di consumo anche di grassi eh, o di carne, di carne quindi rosse, quindi una sana alimentazione come anche una vita, anche una vita uh, sedentaria, un fattore di rischio anch'esso quindi elevato, fare anche una buona educazione, una vita sana un'attività sportiva o qualche giorno all'era, può prevenire dal 30 al 70% di molti tumori. E quindi i giovani, se percepiscono questi messaggi, sono arbitri sicuramente anche del proprio destino e del proprio quindi, futuro. Una campagna nello specifico organizzata dal Lions Club Sambuca Belice e dal Lions Club Sciacca Host. In sintonia con le raccomandazioni del Ministero dell'Istruzione e della Salute sulla necessità di promuovere l'educazione e la salute a scuola, il Lions Club Sciacca Host, assieme al Lions Club di Sambuca, hanno deciso, ha deciso di promuovere questo service nazionale Progetto Martina perché il nostro obiettivo è. È quello di informare, di educare, di sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori, sull'acquisizione di stili di vita adeguati e corretti. Uno degli eh, obiettivi, una delle finalità eh, proprio del Lions Club è quello di prendere parte attiva eh, eh, all'interesse pubblico, eh, collettivo, sociale, culturale e morale della collettività in cui operiamo. Quella di oggi è soltanto una delle tante iniziative portate avanti dal liceo classico di Sciacca volte a sensibilizzare i ragazzi su un corretto stile di vita. È un progetto ormai eh, che si ripete annualmente proprio perché ha uno scopo molto importante, cioè quello di informare i ragazzi su, che essere, su quelle che possono essere le forme tumorali più frequenti, sia nell'età giovanile ma anche nell'età adulta, allo scopo di far eh, acquisire dei corretti stili di vita da parte dei ragazzi. Eh, nei ragazzi. E questo è l'obiettivo e devo dire che i ragazzi seguono con grande attenzione. Adesso spazio ai consigli della libreria Mondadori. Le cose che iniziano fanno un rumore che bisogna imparare ad ascoltare. Nonna Teresa lo ha sempre detto alla piccola Ada e ora che è da adulta incontra Matteo nel bar dell'ospedale dove l'anziana donna è ricoverata per un linfoma, la giovane è colpita da tutti quei rumori che le segnalano che qualcosa sta per cambiare. Che cosa sia l'amore? Mentre la nonna scivola verso la fine, Ada... Stringe un legame profondo anche con Giulia, l'infermiera che si occupa di lei. Un romanzo lieve e struggente, capace di cogliere perfettamente i sentimenti profondi di chi si trova ad una svolta nella vita. Il rumore delle cose che iniziano, di Evita Greco, editor Rizzoli. Quattro settimane di quaresima, quattro momenti per amare e donare. Un'iniziativa della Basilica di San Calogero e della Caritas Parrocchiale che prevede una raccolta alimentare durante tutte le celebrazioni. Si inizia domani, 18 febbraio, con la raccolta di generi alimentari per la colazione. E domani all'Auser di Ribera, il Mondo, del poeta Ignazio Buttitta. A presentare il recital sarà l'associazione culturale Laboratorio 16, guidata da Roberto Piparo. Nel corso del recital saranno proposti versi e note da Giuseppe Crescenti, Lidia Fortunato, Giuseppe Lauro e Roberto Piparo, che ha curato la regia del lavoro. Siamo in chiusura ed è vero tutto. Grazie per essere stati con noi. A tutti voi un felice e sereno fine settimana. Arrivederci. Thank you